Buongiorno ragazzi, buongiorno, anche oggi inizio questo vlog dal lettone, ragazzi vi appoggiati sull'abat-jour, quindi state fermi, non cadete, il bello è che ho appena cambiato videocamera, ne ho appena presa una nuova perché l'altra era completamente distrutta e distruggerò anche questa, ma a dettagli. Comunque buongiorno ragazzi, oggi non ho proprio voglia di alzarmi dal letto, vorrei proprio stare qui tutto il giorno, anche se in realtà sono molto contenta perché lo so, sto ripetendo costantemente negli ultimi giorni, sono molto contenta, sono molto emozionata, ma sono veramente delle giornate piene di emozioni, cioè oggi rivedrò un'amica che non vedo da 3 anni, ragazzi. Ci conosciamo da 17-18 anni, io ero piccolissima e lei ha 5 anni più di me, quindi mi ha sempre un po' fatto tipo da sorella maggiore, diciamolo. E oggi verrà finalmente a trovarmi. Lei è slovena, quindi non sa parlare l'italiano, parla bene l'inglese, però quindi magari qualcosina riuscirà a dirvi. E però lei, appunto, lei è slovena. Però abita, lo sapete, io a Trieste ho sempre abitato vicino alla Slovenia, lei però è originaria dell'altra parte della Slovenia, la parte vicino all'Ungheria, quindi non siamo mai state vicine, ma poi lei è andata a lavorare negli Stati Uniti, poi in Vietnam, poi no, prima ancora in Germania, poi Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica, adesso è tornata a lavorare in Germania, ma lavora a Brema, che è tipo a 2 ore e mezza, 2 ore e 20 di macchina. Da qui, dal Kmar, quindi siamo finalmente vicine, che ovviamente 2 ore e mezza di macchina non è esattamente essere vicine, però visto che noi non abbiamo mai vissuto così vicine, a parte quando io stavo a Trieste, lei a Lubiana, ma è stato un breve periodo, a parte quel periodo non siamo mai state così vicine, quindi naturalmente non appena mi sono trasferita a lei subito, mi ha detto Nicole, siamo vicine, finalmente io vengo, e quindi non appena sono andati via Andrea e Chiara, insomma ci siamo organizzate perché venisse lei qui, quindi sono molto contenta. C'è ancora Neil, tra l'altro, qui, che come ben sapete non ha preso il biglietto di ritorno e chissà quando tornerà a casa. Quindi c'è lui e c'è anche la mia amica Sandra che arriverà tra pochissimo, quindi sono molto emozionata di rivederla, ragazzi, dopo 3 anni, non ci posso ancora credere, ma sono quei rapporti di amicizia che anche se non riesci a vederti tantissimo, perché comunque ognuno ha i suoi impegni, poi appunto abitiamo lontane, però ogni volta che ti rivedi è sempre uguale. Cioè, ogni volta che ti rivedi è come se, cioè, ci fossimo viste 2 giorni prima, quindi so che anche questa volta sarà così e sono molto contenta finalmente. Vedete, cioè, strano caso, mi sono trasferita in Olanda, però con lei, cioè, ho amici anche qua, più vicini qua, piuttosto che in Italia. Vabbè, non ha senso questo, però avete capito. Comunque mi dispiace tantissimo che Chiara e Andrea siano andati via, non si sono fermati tantissimo, non sono, cioè, non potevano fermarsi più di tanto, purtroppo, però so che ci saranno altre occasioni. Poi Chiara, so che la vedrò molto presto, non mi anticipo perché io se no spoilerò tutto, quindi non dico niente per sicurezza, però la rivedrò presto. Quando se ne sono andati Andrea e Chiara mi ha preso un po' la tristezza, vi devo dire la verità, perché mi stavo abituando ad averli qui e non appena mi sono abituata ad averli qui se ne sono andati perché non potevano fermarsi più di tanto purtroppo, quindi mi è dispiaciuto un sacco, però sono contenta che appunto oggi rivedrò la mia amica Sandra che appunto non vedo da secoli, veramente 3 anni è tanto. Adesso devo smetterla di poltrire a letto e chiacchierare con voi perché dobbiamo alzarci, ragazzi. Adesso vado a prepararmi, vado a filmare delle storie, poi mi faccio la doccia e poi dovrebbe arrivare Sandra. Ho fatto la doccia, ragazzi, adesso mi posiziono qui sul solito mobiletto in bagno. Mi raccomando, state fermi e vi faccio vedere un po' di skincare quotidiana con dei prodotti che però ancora non vi ho fatto conoscere. Iniziamo con la skincare. Ho appena levato i capelli, quindi la hair care, però ve l'ho fatta vedere su Instagram. Adesso skincare, vado ad applicare le mie gocce con vitamine A, C ed E, queste sono di Lab Care Cosmetics. Eccole qua, così riuscite a vederle meglio. Queste sono appunto delle vitamine in gocce. C'è la vitamina A, la vitamina C e la vitamina E. Sono antiossidanti e ridensificano i tessuti, ragazzi, donando luminosità. Queste sono pazzesche. Ve ne avevo già parlato, non mi ricordo se su YouTube o su Instagram, ma so che ve ne avevo già parlato. E io le metto direttamente così sulla pelle. Si possono mescolare anche alla crema idratante se preferite. E vado a appunto la figata di queste gocce che appunto essendo tipo olio avevo paura che fossero super super grasse, che andassero appunto a, mangiamo ancora un po' per il collo, che andassero appunto a rendere la pelle oleosa, ma non è assolutamente così. Sono proprio vitamine per il viso, si assorbono in un nanosecondo, ragazzi, ma
aiutano tantissimo a mantenere la pelle non lucida ma luminosa, quindi sicuramente questo è un prodotto che si trova anche raramente, proprio un boost così solo di vitamine, ma sicuramente mi sento di consigliarvelo. Io le uso da anni, ragazzi, queste sono favolose. Un prodotto che invece ho iniziato ad utilizzare di recente, ma di cui voglio parlarvi perché è anche molto strano come prodotto, perché è una crema viso nera. Eccola qui, questa è sempre di Labcare Cosmetics, è una crema viso anti-age concentrata appunto con questo particolarissimo colore nero, quindi è completamente diversa dalla maggior parte delle creme, insomma, che troviamo in circolazione. Quindi faccio vedere anche il colore direttamente dal vasetto, è pazzesca, guardate che roba. Il colore nero è dato dalla presenza di carbone vegetale ed estratti di liquirizia, ragazzi, quindi assolutamente ingredienti naturali, sono rimineralizzanti per la pelle, quindi la idratano veramente in profondità, e questo naturalmente rallenta l'invecchiamento, che fa sempre bene. In realtà quando la stendo poi diventa completamente trasparente, quindi il colore si vede nel vasetto, ma poi una volta applicata assolutamente appunto è trasparente. Vado, un profumo, ragazzi, buonissimo, vado a massaggiarla per bene e poi, come sempre, mi raccomando, non dimentichiamoci del collo e del décolleté, importantissimi ragazzi, anche dietro le orecchie. E poi è quasi un po' un'aromaterapia, ragazzi, perché è un profumo paradisiaco, mi piace un sacco, e vado a picchiettarla per bene. Come sapete, Labcare Cosmetics è un brand molto serio con cui lavoro da un po' ormai, lo trovate in tutte le farmacie e anche sul loro sito, ve lo linkerò qua sotto. Naturalmente anche questa volta ho chiesto all'azienda un codice sconto per voi, che in realtà è un codice regalo, e mi raccomando, ricordatevi che non ci guadagno mai nulla sui codici sconto, codici regalo, ok? Ci tengo a sottolinearlo perché nonostante io lo ripeta comunque molto spesso, c'è sempre chi mi dice chissà quanta percentuale tu ci guadagni su questi... No, ragazzi, non ci guadagno assolutamente niente, non sono nemmeno quanti di voi lo utilizzano, se vi devo dire la verità. È proprio solo una cosa per farvi provare i prodotti e darvi uno sconticino, che se posso, perché no, insomma. Il codice regalo anche oggi è Nicole Regalo, ve lo metterò qua sopra. Nicole Regalo, con una spesa sopra i 24 euro avete in regalo, ve la regalo io, avete in regalo l'acido ialuronico nero concentrato, che fa parte sempre della stessa linea della crema idratante viso nera. Anche questo contiene carbone vegetale e liquirizia e ha lo stesso colore nero della crema, ma non vi spaventate dal colore perché appunto è dato da ingredienti naturali e poi scompare una volta applicato. Lo uso soprattutto la sera, la mattina di solito applico solo la crema idratante, invece la sera siero più crema. Quindi ragazzi, vi raccomando, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni, non dimenticate di inserire il mio codice Nicole Regalo per avere il siero all'acido ialuronico concentrato gratis. Adesso io vado a prepararmi, non penso che mi truccherò oggi perché penso che Sandra sarà parecchio stanca perché ieri ha lavorato fino a tardi, oggi è partita prestissimo, si è svegliata tipo alle 4:30 perché ci sentiamo su WhatsApp, e penso che sarà parecchio stanca, quindi non penso usciremo oggi, penso che magari ordineremo sushi, mangeremo a casa, staremo qui insomma chiacchierare, perché dopo 3 anni che non ci vediamo penso che di cose da dire ne avremo tanti, anche se ci sentiamo sempre in realtà, però comunque, quindi non penso che usciremo e non penso che oggi mi truccherò, ma ne approfitterò per far respirare un pochino la pelle, perché quando sono stati qui Andrea e Chiara mi sono comunque truccata ogni giorno. Quindi adesso vado a prepararmi, ragazzi, cioè mi vesto e piastrerò un pochino i capelli, poi dovrebbe arrivare Sandra, sono troppo contenta, in realtà Neil è giù ma non lo disturbo e non ve l'ho ancora fatto vedere oggi, cioè non ve l'ho fatto vedere, non sono andata con la videocamera fino a dove lui giù perché è in sala da pranzo che lavora al computer, perché come sapete lui è in smart working, quindi dalle 9 alle 18 deve stare per forza al computer a lavorare. Finalmente avete visto la cabina armadio nel video di ieri, quindi posso farvela vedere. Sono qui a cercare il tapparello e tengo sempre giù e per ovvi motivi, ma penso ci sia abbastanza luce, si riesce a vedere. Comunque per rendere il quadro più centrato alla fine ho spostato la libreria, comunque non è centrato perfetto però un po' meglio. E cerco qualcosa da mettere di molto comodo. Maglioni direi di no, orientiamoci verso i top un po' più leggeri, anche se oggi non fa proprio così caldo. Alla fine ho messo l'outfit più easy e comodo al mondo, ultimamente lo sapete che sono in fissa con le felpe, le tute comode. Dopo la quarantena ho scoperto i vestiti comodi, che cosa vi devo dire, e quindi oggi indosso questo top che...
Già l'avete visto, secondo me, ed è appunto di questo bellissimo colore azzurro, blu turchese e naturalmente con un po' di rosa che non può mai mancare. E poi sotto semplicemente questi pantaloni della tuta a vita alta, anche questi molto comodi, comfy comfy. Adesso aspettiamo Sandra. Siamo messe fuori in giardino, ragazzi, e adesso chiacchieriamo e dobbiamo recuperare 3 anni di chiacchiere dal vivo, quindi ci vedremo tra un po', ragazzi, mi sa. Comunque è uscito il sole e si sta veramente, veramente, veramente bene. Abbiamo ordinato il sushi, ragazzi. Qui ci sono, allora, abbiamo varie cose. Ah, tra l'altro c'è anche Neil che ci ha raggiunti. Ciao, Neil! Ciao, Neil! Allora, cosa abbiamo? Cosa hai preso tu? Io ho quello che hai detto. Questo è tuo? Sì, ah, ok, mio. Scusa. Lo stavo rubando. Allora, questo dovrebbe essere mio, che è il roll con il salmone, sesamo e mango. Avrei preferito ci fosse l'avocado, ma fa niente, non c'era. Anche questi dovrebbero essere miei. E questo è di Sandra. Tu e tuoi, eh? Poi io ho preso i gamberi in tempura. Anche Sandra ha preso i gamberi in tempura, che sono strabuoni. E poi abbiamo 5 nigiri con salmone affumicato che ho preso io. Questo è nigiri al tonno che ha preso Sandra. E questi sono... Come si dice? Io? Non lo so. Come si dice quel pesce lungo? Cavolo, vabbè, non ce lo dico. Scrivetecelo nei commenti, sicuramente lo sapete. E poi, che si usa la T? Cucumber roll, cos'è? Ah sì, è un roll col cetriolo, con il mango. E questo invece non siamo sicuri di come si dica in italiano. Non ho ben capito. Comunque dovrebbe essere... una verdura. E poi Sandra ha preso anche il sashimi di salmone e di tonno. Quindi, ragazzi, buon appetito. Enjoy! Enjoy! Ok, mia family, scusatemi. Anzi, devo parlare piano perché mi sa che Sandra si è già addormentata. Non sono sicura, ma penso di sì. Quindi per sicurezza parlerò piano. E Neil sicuramente. Neil dorme già da ore. Cioè, lui proprio è crollato. Ragazzi, scusatemi se poi durante la serata non ho più vloggato, ma onestamente non vedevo Sandra da 3 anni. Neil non la vedeva da 5 anni, quindi non ho voluto stare lì con la videocamera. Anche perché comunque parlavamo sloveno, quindi... non avreste neanche capito, cioè, quindi era un po' complicato anche per questo, ma soprattutto non volevo stare lì con la videocamera, insomma, dopo che veramente non ci vedevamo da tantissimo tantissimo tempo. Quindi perdonatemi se non sono stata tanto costante in questo vlog ed è un po' sconclusionato, come dico sempre, e magari non sarà neanche lunghissimo. Altra cosa volevo anche anticiparvi, che già lo so che vi arrabbierete, spero di no, comunque penso che, perché in realtà io mi sono presa una pausa dai video qualche settimana fa durante il trasferimento, ma durante quelle giornate ho lavorato tantissimo in casa, quindi in realtà non mi sono riposata e sto pensando proprio di prendermi una... decina di giorni o forse 2 settimane ad agosto, proprio senza telecamera, senza computer, senza niente. Sapete che poi mi sento sempre in colpa quando vi abbandono per un po', e quindi non è semplice per me, quindi ci sto pensando. Però se dovessi decidere di farlo, intanto vi avviso, ecco perché lo sapete che ci tengo ad avvisarvi in tempo e tutto. Quindi mia family, io adesso vi mando un bacio grandissimo. Vi do un abbraccio forte, venite qua. Vi abbraccio fortissimissimissimissimissimissimissimo. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì. Quindi io vi auguro un buon weekend e vi aspetto lunedì puntuale alle 17:30. Ciao.